eccellenza made in Italy, quella del Sardinia Deep Space Antenna, la nuova unità scientifica dell'Agenzia Spaziale Italiana, situata a Cagliari, nella località di San Basilio. Il Sardinia Deep Space Antenna nasce a seguito di un accordo tra ASI e INAF, che prevede attività esclusive dell'Agenzia nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e ad attività di comune interesse in settori come la radioscienza, il tracciamento degli space debris e lo space weather, e ad uno specifico accordo tra ASI e la NASA, che ne assicura l'impiego per una molteplicità di missioni interplanetarie in collaborazione col Jet Propulsion Laboratory. Diventata ufficialmente operativa in configurazione con il Sardinia Radio Telescope dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'antenna è stata scelta dalla NASA per entrare a far parte del Deep Space Network Mondiale, la rete internazionale di radiotelescopi che svolge attività di supporto alle missioni interplanetarie e di esplorazione del Sistema Solare, ma fornirà anche servizi di comunicazione e navigazione per le sonde interplanetarie europee, in connessione con la rete ESTRAC dell'ESA. Realizziamo la formalizzazione con la NASA del grande progetto Deep Space Network, questa rete di radiotelescopi disposti a livello mondiale, con cui l'Agenzia Spaziale Italiana assieme alla NASA contribuirà alla gestione dei satelliti che sono a spasso per il nostro sistema solare. I vari paesi hanno già pianificato di mettere in orbita vicino, intorno a Marte, dei satelliti, in alcuni casi come con ExoMars anche di atterrare con degli strumenti. Quindi è un passo avanti per l'Italia, per la Sardegna, per l'ASI, per lo spazio europeo, nella linea di una duratura collaborazione che si proietta nel futuro. L'intesa con la NASA, che subentra quella sottoscritta nel marzo del 2017, è stata firmata lo scorso 9 maggio, in occasione dell'inaugurazione del centro, tra il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battistone e l'amministratore associato dell'ente spaziale americano William Gastermeyer. L'accordo regola le ulteriori attività programmate per ampliare le capacità dell'antenna, per supportare le future missioni dell'Agenzia americana, compresa l'acquisizione dei dati di tracciamento e telemetria delle sonde interplanetarie, la validazione del sistema e le operazioni di missione. So in terms of cooperation, it's extremely important for us to cooperate and work together. I think we'll continue to do many exciting things in the future. Just many, many activities as we move into deep space. Sicuramente un'antenna da 64 metri è una cosa unica. L'Europa ha già una serie di antenne dell'ESA interplanetarie, ma questo può aggiungere moltissimo dal punto di vista della capacità e anche dal punto di vista della quantità di dati che può raggiungere. Quindi è un contributo essenziale alla rete di stazioni europee. L'inaugurazione del Sardinia Deep Space Antenna è stata anche l'occasione della sottoscrizione di un'intesa tra l'ASI e l'Università di Cagliari, siglata dal presidente Battistone e dal rettore dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo. Un'intesa dedicata alle attività di ricerca e sviluppo in diversi campi della ricerca scientifica spaziale, portando così la regione Sardegna al centro dei nuovi programmi di esplorazione dell'Agenzia Spaziale Italiana per future missioni verso mondi lontani. Per noi è molto importante entrare in un network internazionale perché dobbiamo puntare molto sull'innovazione tecnologica, sul capitale umano, sui giovani, sull'università e il modo in cui un'isola può entrare in contatto con il resto del mondo. E poi le ricadute occupazionali ci sono, perché a fronte di queste piattaforme tecnologiche arrivano le imprese, fanno gli investimenti e noi li stiamo seguendo nel settore dell'aerospazio, quindi c'è un futuro che si apre e siamo veramente molto soddisfatti di aver creduto in questa infrastruttura e di vedere che sta portando i risultati attesi. Le straordinarie capacità dell'antenna consentiranno agli scienziati di captare i debolissimi segnali che mettono i satelliti e sonde interplanetarie nello spazio profondo. Il suo debutto è legato alla fase finale della missione di Cassini nel sistema di Saturno. Il 22 agosto 2017, a più di 1 miliardo di chilometri di distanza, è avvenuto quello che gli astronomi hanno definito il bacio, il primo collegamento tra la sonda e la Deep Space Antenna. E il 15 settembre 2017, giorno conclusivo della missione, l'antenna ha equipaggiato in modo efficiente le operazioni di tracking della sonda, durante il suo tuffo finale nell'atmosfera di Saturno.
L'anno scorso col tuffo della sonda Cassini abbiamo visto la prima sperimentazione di queste capacità che ha il Sardinia Radio Telescope in questo tipo di applicazione, cioè ricevere i segnali delle sonde. È stato un evento quasi dimostrativo, perché eravamo ormai alla fine della missione, ma è stata l'occasione per l'Agenzia Spaziale Italiana di mettere a punto queste apparecchiature. L'abbiamo fatto insieme con la nostra squadra qui in Sardegna, e verificare sul campo le capacità di questo strumento di inserirsi in questa rete di attività. Oggi si celebra, diciamo, la formalizzazione di questa nuova unità scientifica, di questa nuova configurazione del radiotelescopio della Sardegna, sviluppata insieme all'Istituto Nazionale di Astrofisica, e da qui in avanti si aprono ovviamente ulteriori prospettive di utilizzo. Le agenzie spaziali chiedono intervento di antenne aggiuntive, perché serve una maggiore copertura, e sicuramente il radiotelescopio della Sardegna potrà fare la sua parte. Sono molte le potenzialità dell'antenna italiana, che saranno ulteriormente incrementate per dare al paese una piena Deep Space Ground Capability, che permetterà all'Italia di essere sempre più coinvolta nelle missioni interplanetarie future. I passi successivi del programma di sviluppo del Sardinia Deep Space Antenna prevedono il rafforzamento delle dotazioni strumentali e umane, che permetteranno di acquisire la piena capacità operativa nel fornire servizi completi come stazione per il Deep Space internazionale, in modo da contribuire alla gestione delle numerose missioni verso Marte che verranno lanciate dal 2020. Abbiamo una prima fase, che è una fase che è relativa all'utilizzo della stazione come stazione semplicemente ricevente, prima fase che noi già utilizzeremo a livello operativo, seguita da un'ulteriore fase di aggiornamento in cui la capacità di comunicazione consentirà la piena capacità Deep Space in trasmissione per effettuare attività verso le sonde, ma anche attività scientifiche di radioscienza. La rete di antenne della NASA permette lo scambio di comunicazione tra la Terra e le sonde che operano nello spazio. Oggi, grazie alla collaborazione tra ASI, INAF, NASA e la Regione Sardegna, anche l'Italia giocherà un ruolo cruciale in questo campo.